Il Dyson Wrap è uno strumento potentissimo, bisogna solo sapere come usarlo. Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi video dedicato al Dyson, mio grande amore. Ovviamente al primo posto ci sono Luke e Leila. In questo video vi voglio far vedere, non ti offendere, in questo video vi voglio far vedere come realizzo una piega liscia senza crespo nel modo più semplice con questo strumento. Prima cosa fondamentale, io non uso particolari prodotti anticrespo pre-styling quando devo fare i capelli lisci. L'unica cosa che metto sui capelli è un termoprotettore. In questo momento sto utilizzando questo qui di Douglas. Prima di procedere alla piega, tengo sempre sulla testa almeno 30 minuti un panno in microfibra. Questo pannetto innanzitutto assorbe l'umidità in eccesso, rendendo l'asciugatura più veloce e inoltre non increspa o spezza i capelli. Adesso l'ho su già da un pochetto, quindi lo tiro via. Per pettinare i capelli utilizzo un pettine a denti larghi. Strano ma vero, non ho quello della Dyson, ma ne ho uno da supermercato. Fa comunque il suo lavoro. Io ho tanti capelli grossi e crespi, quindi anche se ho tenuto per mezz'ora l'asciugamano in testa, ho i capelli ancora piuttosto bagnati. Prima di iniziare comunque vado ad applicare il termoprotettore, in particolare sulle punte. L'umidità in eccesso, visto che lo ho, utilizzo il Dyson Supersonic. Voi potrete tranquillamente utilizzare anche il pre-styler, ma siccome io ho tantissimi capelli e adesso anche abbastanza lunghi, con il pre-styler ci sto un'eternità, quindi vado a togliere l'umidità in eccesso utilizzando il Supersonic con il Gentle Hair, che così mi dà anche un po' di volume ai capelli, che generalmente quando liscio tendo a perdere. E niente, li asciugo quasi del tutto, soprattutto sto ben attenta ad asciugare bene la cute. Dopo aver preasciugato i capelli, come vedete sono quasi del tutto asciutti e piuttosto crespi, procedo dividendo i capelli in tre sezioni. Le prime due sezioni, quindi la parte più bassa e quella sopra, le vado a lisciare utilizzando la spazzola lisciante, quella normale, mentre la parte più alta la andrò a lisciare utilizzando la spazzola tonda, anche in questo caso quella in dotazione. Iniziamo. La potenza dell'aria la metto a 2 perché così sparo meno capelli, e il calore al massimo, e inizio a lisciare sia prendendo la ciocca dall'interno che prendendo la ciocca dall'esterno e soprattutto concentrandomi bene sulla cute. Quando sento i capelli asciutti do una passata velocissima con il getto di aria fredda e procedo con la seconda parte della testa, che asciugherò nello stesso identico modo: potenza dell'aria media, calore massimo. Prendo le ciocche in diverse angolazioni in modo da assicurarmi che vengano asciugate del tutto. Soprattutto sto attenta che le bocchette dell'aria siano aperte verso il basso, l'aria vada verso il basso, perché se l'aria va verso l'alto ovviamente i capelli andranno verso l'alto e si incresperanno.
anche in questo caso darò un getto di aria fredda alla fine per fissare il tutto. Passiamo adesso alla parte alta, che per asciugare e mettere in piega invece userò la spazzola tonda. La spazzola tonda secondo me è l'accessorio più potente del Dyson, perché una volta imparata ad usare rimuove veramente tutto il crespo e riesce a far rimanere i capelli appunto in ordine anche se c'è la pioggia. Il problema è come utilizzarla. Allora, io personalmente la utilizzo innanzitutto lasciando la forza dell'aria al minimo, calore sempre al massimo. Avvolgo la ciocca intorno alla spazzola e procedo praticamente con questo movimento fino a quando la ciocca non è asciutta. Quando la ciocca è asciutta, vado a fissare ovviamente sempre con il getto d'aria fredda. Ed ecco qui. Ora c'era l'altra ciocchetta mancante, che vado a trovarla adesso, che è lei che mancava, e procedo nello stesso identico modo. Ovviamente il liscio così realizzato non è un vero e proprio liscio, è un liscio molto più morbido, però vi basterà, a me piace realizzarlo così, però se non volete un liscio più morbido, vi basterà non arrotolare la ciocca intorno alla spazzola, ma semplicemente passare così la spazzola. Otterrete un liscio liscio senza crespo. Ovviamente non otterrete mai con il Dyson un liscio effetto piastra, perché la piastra utilizza un calore che è molto più forte, per cui un capello come il mio mosso non riuscirà mai ad essere uno spaghetto con le temperature che raggiunge il Dyson. Abbinare le due spazzole secondo me è il modo più veloce e semplice per riuscire ad ottenere una piega senza crespo. E ovviamente si può ottenere una piega senza crespo anche utilizzando semplicemente la spazzola lisciante forte o soltanto la spazzola volumizzante o soltanto i coni. Questo qua è semplicemente il modo per riuscire a eliminare il crespo più veloce, perché in questo, con questa strategia asciugo i capelli molto più velocemente che non utilizzando soltanto la spazzola lisciante, ad esempio, dove dovrei passare ogni ciocca più volte che non come la passo con la spazzola volumizzante. Spero che questo video possa esservi in qualche modo stato utile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi utilizzate questi due strumenti così, o fatemi sapere come li usate voi, come vi trovate bene voi. Se il video vi è piaciuto e se vi fa piacere, lasciate un pollicione e se volete, insomma, iscrivetevi al canale. Grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!